ci pure qua, così vediamo una sorta di continuazione di quello che si è detto in questa carrellata, molto, ripeto, molto interessante, perché tante cose, per quanto noi fossimo tutti quanti preparati, abbiamo letto, ma tante cosine non sono venute fuori, e quindi credo che il consiglio e l'invito di Chandri di stampare, di far gemere i torchi, ci penserà Rubettino, naturalmente con i soldi di Orsina, che ormai tra professione, poi fa il giornalista, poi va in televisione, poi viene pure ai convegni e mangia pure i tortellini, e quindi troverà i soldi. Bene, a Orsina l'abbiamo incastrato. A Orsina la prima parola. Oh, scusate, quello Enrico, ma tu fai il giornalista di professione, una domanda, un tema, cioè così, cioè devi coordinare la tavola rotonda, cioè, ti limiti a dare la parola a destra. No, hai ragione, allora. Beh, vabbè, allora qui noi, dopo aver fatto questo bilancio del bilancio, questo ritorno indietro di un secolo, e per la prima volta non ci sono protagonisti, dato che è passato un secolo, nessuno dei liberali presenti è riuscito ad arrivare, siamo tutti un po' maturi, ma nessuno ha superato i 100 anni. Ebbene, in effetti c'è stato questo nostro inserimento storico di un periodo che nessuno aveva mai affrontato, ma certo, perché tutti quanti avevano paura di dire, ma allora noi eravamo fascisti, non c'eravamo. Beh, allora facciamo un passettino davvero ancora più indietro, perché nessuno di noi era nato, ma i nostri genitori sì, quindi qualche cosa ce l'avevamo in testa quando abbiamo affrontato questo argomento, cioè il fatto che tutto quello che era successo come reazione a una cosa che era inimmaginabile, fu inimmaginabile in Inghilterra, fu inimmaginabile negli Stati Uniti, cioè che tornarono dal fronte e gli ufficiali venivano sputacchiati in piazza, cioè nella storia di Casa Morbelli c'è i ragazzi Morbelli dal paese andavano a scuola a Genova, e a Genova dal ponte del Carignano videro gli ufficiali che scappavano inseguiti da quelli che gli tiravano le pietre, ecco, quindi era il ritorno dei reduci. Questa cosa scatenò la reazione della reazione, ecco, quindi siamo in quel clima, e quel clima è un periodo che, grazie a Dio, abbiamo lasciato alle spalle, nessuno può fare dei paragoni. I paragoni, casomai, sono quando ci sono i 45 gruppi liberali alla Camera, che uno dice, oh, ma guarda un po', e guarda, mi sembra di aver visto la diretta dal Parlamento in questi giorni, cioè tutte queste, soprattutto i famosi personalismi. Bene, leviamo da parte i personalismi, leviamo da parte questa nostra gioia di spaccare il capello in quattro e di dividerci ogni volta che ci troviamo in tre, perché dobbiamo essere due contro uno perlomeno. Ecco, allora, di fronte a questo, qual è il liberalismo futuro che si può pensare in Italia? Tra liberalismo e Italia ci sono stati, bene o male, ecco, un secolo e mezzo di storia bella, piena, eccetera, adesso potremmo dire quasi 2 secoli, ecco, sono 2 secoli che hanno costruito l'Italia, ma non hanno lasciato una traccia nella popolazione, nella cittadinanza, tale per cui oggi noi tutti possiamo dirci liberali. E invece, come già diceva, mi pare, Giolitti, è stato citato, dice, ma qua tutti si dicono liberali, siamo tutti liberali, lo dicevano anche allora, avete sentito? Ecco, anche oggi ti giri, ma ci fosse uno che dice di non essere liberale. Bertinotti addirittura dice, si ricomincia tutto da capo da qui. Quindi vuol dire che invece un po' di traccia l'abbiamo lasciata, se tutti oggi si dicono liberali. Così come quando noi avevamo i calzoni, non dico corti, ma la zuava, tutti quanti dicevano, ma siamo tutti democratici, siamo tutti democratici. Oggi non si dice più di essere tutti democratici, di essere tutti liberali, o via di mezzo per accontentare Caprecavoli, tutti liberal-democratici. Oggi siamo tutti liberal-democratici, è vero? Ecco, e questa è la domanda di partenza. Vabbè, capito, l'ho tirato un po'. Ah, però ha visto, ecco. La domanda cosmica. Però la pausa. No, va bene. Allora, visto che devo cominciare, appunto, in realtà, come ho detto, non è che... La relazione prima l'ho fatta perché stavo sostituendo un collega, quindi non è che l'idea era di partecipare prevalentemente alla tavola rotonda e poi lasciare invece
che il professor Pombeni parlasse del tema del liberare il partito, perché appunto è lui che ha dedicato moltissime riflessioni a questo. Però appunto, visto che siamo qui, riprendo un po' il discorso che non avrei dovuto fare, ma che ho fatto in precedenza. Allora, molto, molto rapidamente, diciamo, e molto schematicamente, questo tema del rapporto fra l'Italia e il liberalismo, diciamo, secondo me, insomma, ci sono due elementi sui quali possiamo ragionare nel momento in cui ci chiediamo, in un certo senso, quale sia stato il ruolo del liberalismo in Italia e quale sia il rapporto fra l'Italia e il liberalismo. Cioè, il primo elemento è un elemento che ha a che vedere con le oscillazioni del liberalismo su scala globale. Cioè, negli ultimi due secoli noi abbiamo avuto dei momenti nei quali il liberalismo era un'ideologia che aveva una forza egemonica a livello globale, e invece ci sono stati dei momenti nei quali il liberalismo non ha avuto un momento di fortuna. Prima diceva Enrico, adesso tutti si dicono liberali. Questa era una frase che secondo me si poteva dire 30 anni fa. Adesso non mi pare che tutti si dicano liberali, adesso mi pare invece che il clima sia il clima nel momento in quale i valori del liberalismo sono in difficoltà. Quindi perché? Ma perché il liberalismo appunto ha una sua storia, come diceva prima anche Fulvio Cammarano, insomma, il liberalismo ha una sua spinta universalistica fortissima, e in un certo senso la storia del liberalismo per certi versi è la storia della modernità politica, cioè la storia dei nostri ultimi due secoli di vita, che sono appunto due secoli segnati fortemente dal tentativo di costruire un ordine liberale. Appunto, in alcuni momenti questo tentativo è stato trionfante, il liberalismo è stato un'ideologia egemonica. A metà Ottocento tutti guardavano la Gran Bretagna liberale perché ritenevano che quello fosse il modello vincente, e in fondo la capacità britannica di esercitare l'egemonia a livello mondiale certificava questo trionfo. Già dalla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, lo dicevamo prima, questa ideologia invece entra in difficoltà. Certamente gli anni 20 e 30 sono momenti nei quali il liberalismo tocca probabilmente il suo punto più basso, per poi riprendersi dopo il 45, che secondo me tutto sommato segna un nuovo periodo di predominio liberale. Certo c'è il welfare state, certo c'è il keynesismo, però essenzialmente l'ordine politico post 45 nella sua essenza fondamentalmente è una liberal democrazia, economia capitalistica, poi con tanti elementi, diciamo, che entrano per definire questo quadro, però essenzialmente è un momento di predominio liberale, e poi appunto il momento post 1989, nel quale di nuovo abbiamo un momento di rilancio fortissimo del liberalismo. Bisognerebbe ragionare su quello che è il periodo degli anni 60 e 70, perché lì invece c'è un altro momento, diciamo, di lacerazione storica. Quindi da un lato c'è un'ideologia che ha momenti di fortuna e momenti di sfortuna, e dall'altro lato c'è un'Italia che all'interno di questa storia, che partecipa a questa storia, che vive i momenti di fortuna e di sfortuna dell'ideologia liberale, avendo un rapporto essa stessa molto complesso con il liberalismo. Ma diciamo, riprendo appunto il discorso che stavo facendo prima, per quale ragione? Ma perché in Italia si cerca di importare un ordine liberale impiantandolo su una società civile che è scarsamente pronta, è scarsamente adatta, che non ha proposto un ordine liberale dal proprio interno. Il liberalismo è un prodotto di importazione, è un'idea di una classe dirigente piuttosto circoscritta, con dei rapporti complessi con il territorio, diciamo, con la base. È un'idea di una classe dirigente che cerca di usare questo strumento del liberalismo come strumento di modernizzazione, per la quale il liberalismo è, diciamo, lo strumento che serve a portare un'Italia arretrata sulla strada del progresso e della modernità e rimetterla in pari con i grandi paesi dell'Europa settentrionale. Il liberalismo in Italia essenzialmente nasce in questa forma, quindi nasce con un'idea, con un impianto fortemente giacobino, cioè con l'idea che c'è un'operazione top down che dall'alto
si porta il liberalismo a una società civile che è scarsamente adatta e quindi in un certo senso la si liberalizza, la si trasforma, cioè l'inverso di quello che accade nel mondo anglosassone, dove invece il liberalismo sale dal basso, è una società civile già liberale che produce un ordine liberale. Nel contesto italiano invece il discorso è chiaramente l'opposto, è un'elite liberale che cerca di liberalizzare il paese e cerca di liberalizzarlo nel momento in cui lo unifica. E, insomma, tutto il discorso che abbiamo fatto finora, i Salandrini, i Giolittiani, il rapporto col fascismo, la frattura interna al mondo liberale, è relativa al fatto che noi abbiamo alla radice del liberalismo italiano non una parola, libertà, ma due parole, libertà e nazione. E le due parole non è che siano necessariamente compatibili in maniera spontanea. No, io sono uno di quelli che ritengono che non siano necessariamente incompatibili, però bisogna lavorarci per renderle compatibili, per farle vivere insieme. Ed è ben evidente che lo sforzo della classe dirigente liberale e le tensioni interne alla classe dirigente liberale, Fulvio ha citato più volte la crisi di fine secolo, la crisi dell'interventismo, ma poi dopo Antonio Scornajenchi, Paolo Carusi, il Salandrini, i Giolittiani, Gerardo Nicolosi, tutto il tema del rapporto col fascismo, cioè è uscito costantemente questa tensione interna al mondo liberale fra l'idea di nazione e l'idea di libertà e il fatto che nel momento in cui a livello globale il liberalismo perde la sua funzione egemone, cioè con la prima guerra mondiale, molto semplicemente questo rapporto si lacera, si strappa. E da quel momento in poi c'è poco da fare, insomma, il liberalismo italiano vive con lo stigma, si porta sulle spalle lo stigma di non essere riuscito a sanare quella questione, a sopravvivere a quella svolta storica, che è lo stigma che poi si porterà anche dopo il 1945. Dopo il 1945 il liberalismo è un'ideologia che viene percepita come storicamente sconfitta. Non soltanto in Italia, ma certamente anche in Italia. Sono quelli che non sono stati in grado di impedire l'avvento del fascismo, sono quelli che lo hanno in un certo senso aiutato, fiancheggiato, cioè sono quelli che non sono riusciti a gestire i processi di modernizzazione. Questo, per esempio, lavorando sull'Internazionale Liberale, è molto evidente. Nell'Internazionale Liberale sono furibondi nel 45, 46, 47 perché dicono, cioè percepiscono che si sta ritornando a un mondo liberale, però loro non beccano un voto. Cioè il modello liberale lo stanno ricostruendo i conservatori, i laburisti, i democristiani, ma non i liberali, perché lì c'è una sensazione del fatto che quella è un'ideologia che alla prova della storia non è stata in grado di produrre. Questo a livello globale, e infatti poi i partiti liberali, qua, non ovunque, ma quasi ovunque, in particolare in Europa, restano partiti minoritari. Restano partiti di elite, restano appunto testimonianze di un altro momento, di un altro momento storico. E questo naturalmente vale moltissimo in Italia, dove questo segno dell'idea che tu il liberalismo non ce l'hai, non ti viene dal basso, non ti viene dalla società civile, ma è un qualche cosa che devi costruire dall'alto, rimane ovviamente fortemente integrato dentro la cultura politica nazionale, che è una cultura politica che resta dirigista concettualmente. Cioè la cultura politica italiana ritiene che la politica sia più avanzata della società civile e abbia il diritto e il dovere di intervenire sulla società civile per educarla. E questo vale anche per il post-45, con l'idea che in quel caso lo strumento educativo è lo strumento del partito. È il partito che educa gli italiani a essere moderni, a vivere in una democrazia, ma questo poi vale anche per i mass media, insomma, quella famosa frase attribuita a Bernabei, che la televisione doveva servire a far uscire gli italiani, a far scendere gli italiani dagli alberi, è una frase piuttosto emblematica, cioè questa è una banda di babbuini, noi adesso con la televisione finalmente gli trasmettiamo la civiltà. Poi uno dice perché 20 anni dopo, 30 anni dopo, gli italiani appena hanno l'occasione votano per Berlusconi, fondatore e proprietario della TV commerciale, e beh, chiedetevelo perché poi a un certo punto i babbuini si incavolano, soprattutto perché capiscono che vengono trattati da babbuini. Però
Il punto è quello, cioè il punto è che c'è una cultura politica che pensa che la società civile italiana sia immatura, sia inadatta all'autogoverno e quindi che debba essere governata dall'alto. E questo, che apparteneva anche alla tradizione liberale, continua su tradizioni che liberali non sono più. A questo punto, negli anni 50 e 60, il liberalismo è un partito di minoranza, ma ciò nonostante, a maggior ragione, diventa ovviamente una forza compressa e considerata un po' in definitiva, insomma, come dire, un elemento di testimonianza di un'epoca che ormai è passata, che ormai è trascorsa, che è stata superata, e da qui ovviamente tutto quanto lo sforzo di Malagodi di ritrovare una funzione, di ricollocare il partito. Dopodiché però, se entro pure in Malagodi non finisco più, quindi a questo punto mi taccio e restituisco la parola a Enrico. No, buon applauso. Siamo arrivati agli anni 50 e a questo punto non so se ci sta vedendo, perché aveva chiesto se veniva dato in streaming. Parliamo di Petroni, di Angelo Maria Petroni, vecchio amico della scuola del liberalismo, il quale una volta nella produzione di apertura di una delle 118 scuole disse: ai tempi miei, quando ero ragazzo, sì, beh, liberalismo sì, si studiava, perché si studiava i nuraghe, si studiava il Medioevo, si studiava tutto. E poi invece, eccolo qua, paffete, è venuto fuori. La scuola di Vienna, i nuovi orizzonti liberali, le tesi di Friburgo, cioè c'è stato un rinnovamento o no? E io questo lo voglio domandare a uno, l'unico che non conosco, che è Roberto Bazzani. Magari si occupa di tutte altre cose, ma è vero? Va bene questa domanda? Allora, prima di tutto grazie per l'invito, è stata una bellissima occasione anche per rivedere molti amici che non vedevo da tempo, e quindi non so se riuscirò a rispondere alla sua domanda diciamo in maniera pertinente. Intanto volevo inserirmi nella traccia aperta da Giovanni, e c'è un bellissimo libro di un nostro collega pubblicato alcuni anni fa che si intitola Il comando impossibile. E qual è il comando impossibile dei liberali dopo l'Unità d'Italia? Andare dagli italiani e dire sii libero. Puoi dire a una persona devi essere libero, se non la sente lui. Cioè, l'illusione di questa classe dirigente, ma anche la grandezza, è quella di riuscire, come si diceva, a stabilire una forma mentis liberale attraverso l'organizzazione di governo, e anche naturalmente con tutte le altre ramificazioni istituzionali, che consentisse alle persone di percepire questa libertà interiore, metabolizzarla e poi restituirla col tempo. Quindi comincia così il nostro ragionamento. Ma il liberalismo italiano, cioè quello quando non ci sono sulla tavola né gli inglesi né i francesi, che cosa aveva prodotto? Perché qualche forma di liberalismo c'era stato fino al 1848, e questo liberalismo, bisogna dire, non era andato molto in là. Cioè, che cosa avevano prodotto gli italiani, il cosiddetto liberalismo all'italiana? Avevano prodotto il municipalismo, rivendicazioni municipali, le monarchie consultive, i sovrani assoluti che avevano le consulte, il primo Minghetti, tutti questi che chiamiamo liberali di prima, i quali non avevano assolutamente nella loro mente il Parlamento, l'organizzazione costituzionale, che era fuori dal loro radar. Questo era quello che c'era stato in Italia, e noi sappiamo che il grande passo in avanti lo fa il Piemonte con la scelta monarchico censitaria liberal costituzionale, sulla base dell'individuazione del soggetto elettore, il cittadino elettore, non il municipio, non la comunità, non la corporazione, il cittadino elettore per censo, che diventa, per capacità poi in secondo luogo, che diventa il soggetto della politica. E questa è la grande frattura nel Risorgimento che segna, dopo il 1849, una storia diversa in questo paese. Però non dobbiamo dimenticare che questo paese, nonostante il racconto che è stato fatto di un Risorgimento coerente, non è per niente coerente. Questa scelta diventa vincente da un momento in poi, diventa vincente in un paese, dopodiché da quel momento lì, poiché rimane lo statuto in campo, tutti coloro che vorranno scegliere la libertà, il partito della libertà,
dovranno per forza, se vogliono vincere, applicarsi e scegliere questo tipo di modello. Questo per dire che è vero che la scelta, questa scelta che viene fatta da Cavour e che viene, diciamo, confermata con la guerra di Crimea a livello internazionale, è una scelta occidentalista, perché questo è il punto nevralgico del nostro liberalismo, il nostro liberalismo occidentale, fin dall'inizio. Quando Cavour fa il discorso per dire noi dobbiamo andare con i francesi e gli inglesi in Crimea contro i russi, lo dice sulla base di un'idea: quelle sono le potenze occidentali che rappresentano il modo di costruire la libertà costituzionale come vogliamo, anche al quale noi vogliamo partecipare. Quindi una scelta occidentale. E questa occidentalizzazione dell'Italia, questa modernizzazione occidentale rimarrà storicamente la base del liberalismo anche successivamente, fino ad oggi. Diciamo che questa è stata una delle grandi vittorie del liberalismo nella sua forma partito e anche in quella culturale, cioè andando poi a toccare negli altri partiti, pensiamo a De Gasperi, la prima della Democrazia Cristiana del dopoguerra, no? Andando a inserirsi dentro quegli ambienti. Per quello che riguarda la domanda, ecco, io facendo riferimento al contesto del 1922, una cosa che secondo me è da dirsi e che rende così, diciamo, il liberalismo italiano del 19-22 sembra una gabbia di topi ballerini, no? Per cui questi topi cominciano a correre da tutte le parti come se fossero soggetti a correnti elettriche, non sanno dove andare, no? Non sanno, sì, parlano delle istituzioni, bisogna restituire lo statuto, la libertà economica, ma lì c'è un problemone grande come una casa, che è il ruolo dello Stato. Dopo il 1919 lo Stato è lo strumento col quale si costruisce, piaccia o non piaccia, la modernizzazione. Modernizzazione corporata in gran parte dei paesi d'Europa, ahimè, ma anche dove siamo nei paesi del liberismo, o liberali, come la Francia, come l'Inghilterra, come gli Stati Uniti, il tema comunque di un rapporto fra Stato e cittadino, non più fra nazione, ma proprio con lo Stato, diventa decisivo. E per queste persone è drammatico, perché ovviamente, essendo, diciamo, nella loro mente lo Stato un'entità minima, come abbiamo visto anche nel programma di Giovannini, fortemente, diciamo, deprivata il più possibile di funzioni in un'ottica di apertura, nel momento in cui i comuni non hanno più soldi, perché parliamo di questo, 1921-22, la Cassa Depositi e Prestiti aveva finito di dar soldi ai comuni, quindi non si fanno più lavori pubblici. Poi, impossibilità, quindi problemi di amministrazione pratica, realtà che sono dominate dai liberali, dai socialisti, dai cattolici, non c'hanno più quattrini. Problemi di infrastrutture, che non ci sono, che sono finite. Saltano le banche, la banca di sconto, che fallisce nel 1921. Problema finanziario, perché doveva essere un mercato che si autogovernava, no? In teoria non ci doveva essere la mano dello Stato. Saltano le banche. Quindi gli elettori liberali, anche a livello territoriale, l'idea che lo Stato debba essere forte, ma non forte per reprimere soltanto i rossi, che hanno un'idea di paese diversa da noi, ma per avere delle risposte politico-sociali a problemi reali dell'amministrazione, cominciano a considerarla inevitabile. Quindi quello che si perde è l'elettorato liberale. Quindi è chiaro che per molti di questi deputati di collegio si tengono, la regionalizzazione funziona finché c'è un rapporto personale che tiene, e tiene una legislatura, una, ma quando finiscono i soldi, con l'inflazione che porta via, la svalutazione porta via il 75% del valore della lira in 3 anni, c'è il problema del caro vivere, per cui se non arriva lo Stato che dice che bisogna adeguare gli stipendi, non arrivano neanche a comprare il pane, va bene? Non riescono a rifarsi sugli affitti, perché gli affittuari non riescono più a pagare per sopravvivere, parlo dei proprietari,
e quindi in molti casi debbono vendere e si crea la piccola proprietà, non a caso sulla quale che farà le fortune del Partito Popolare ai danni dei liberali. E in questo contesto come fanno? Nessuno di questi ha nel radar una risposta convincente alla drammatica presa di centralità della scena politica dello Stato. E questa è la grande risorsa di Mussolini dopo il 1922, che non è soltanto perché la parte come repressiva dell'estrema sinistra, ma poi nella realtà è la costruzione di un modello statalista, fortemente statalista del nostro paese e perciò antiliberali. Ma i liberali nel 22 la risposta non ce l'avevano. Questo è il punto da cui partiamo. Questo è l'aspetto per cui anche dopo la guerra il rapporto, il liberalismo diventa, fa fatica, se non in alcuni contesti di tipo accademico, a emergere come tentativo di far convivere l'elemento statale con quello della libertà economica, che quello diventa la chiave di volta, no, di tutto il dibattito all'interno del liberalismo postbellico, che non è più il problema nazionale, quello è stato risolto, diventa il problema di come facciamo a ridurre, diciamo, l'intervento dello Stato in un contesto non più drammatico come quello di crisi dopo la Prima Guerra Mondiale o dopo la Seconda, mantenendo una libertà. Io dico, per concludere, che il liberalismo italiano una carta ce l'aveva da giocare, come è stato dimostrato in un'occasione, una carta per riaccendere un rapporto che era quello dei diritti civili della persona, e ci riesce nel 1970 con la legge del divorzio e con la grande campagna di Fortuna Vasslini, non dobbiamo dimenticare, dove il liberalismo torna nelle piazze. Il liberalismo torna nelle piazze a essere un interlocutore di tutti gli italiani. Badate bene, questa battaglia viene lasciata all'estrema sinistra. Questa battaglia, i liberali, dopo il 1974, cioè l'idea di che cos'è l'individuo nella società contemporanea, che non è più solo l'elettore, non è più soltanto colui che è tale per ragioni di censo, di capacità, ma diventa il consumatore, l'interlocutore di un potere che può essere anche violentemente limitante per le scelte individuali. Ecco, questa partita, che è la grande partita di libertà degli individui e lo è tuttora, purtroppo non la segue. È un'operazione che in parte fanno i radicali, anche loro che stanno dentro la famiglia, se vogliamo, in una posizione ambigua, ma sono comunque una radice del liberalismo. Ma il liberalismo poi non riesce più a intercettarla, e quella poteva essere un'altra strada, una strada per ritornare, non dico a essere partito di massa, ma partito di quella Italia moderna di cui il Partito Liberale era stato ed è assolutamente il costruttore. E su questo però bisogna dirlo e credo ripeterlo anche fuori di qui. Grazie. Prendo la domanda di prima per chiarezza a conclusione, ma visto che siamo entrati proprio che cos'è il Partito Liberale, che cosa ha fatto nel dopoguerra, eccetera, e qui abbiamo uno storico con proprio le stellette, e quindi Pierluigi Barrotta, che ha scritto la storia del Partito Liberale nel dopoguerra, giusto, non senza rimanendo, lasciando poi tutti i perplessi, ma nell'ultimo capitolo non ha parlato di quella mozione che, questo poi un giorno ti farò ridere con tutte le cose che vengono dai leculei, da quelli che guardano le cose, ma che non sono venuti, grazie al cielo, quindi non puoi raccontare quello che vuoi. Ma io vorrei invece far riferimento, almeno all'inizio, alla prima domanda che hai fatto, cioè qual è il futuro del liberalismo? E in particolar modo il liberalismo. Va bene, tutto, vuol dire che la domanda che facevo a te la passo a Chiarezza. Chiarezza devo rispondere a tutte le domande a cui non rispondono. Chiarezza, che è un dotto, potrà rispondere a tutte le domande in maniera anche concisa. Ora io una cosa vorrei dire come premessa. Come tutte le dottrine, le grandi dottrine politiche, è chiaro che il liberalismo può avere tantissime interpretazioni in parte inconciliabili, incompatibili, dei famosi 45 gruppi liberali, non mi sorprende, anzi mi sarei sorpreso del contrario. Io su questo ho una concezione personalmente molto ecumenica,
non esiste ovviamente il liberalismo ortodosso. Io rimango perplesso, ad esempio, quando alcuni dicono: ma Dewey non era liberale, era un socialista. Ma no, io insomma Dewey credo di averlo letto abbastanza. Non ho trovato mai un solo rigo in cui Dewey sosteneva la socializzazione dei mezzi di produzione. Se in quel periodo uno non sosteneva la socializzazione dei mezzi di produzione, mi domando come fa a essere considerato socialista. Qualche perplessità in più devo dire le opere anarcocapitalisti, perché la teoria liberale è sempre stata la teoria dello Stato, non dell'estinzione dello Stato. Però, diciamo, in questo atteggiamento ecumenico accettiamo anche gli anarcocapitalisti. Però rimane sempre ovvio e importante il dibattito tra queste interpretazioni del liberalismo, i rispettivi limiti, i vantaggi, la maggiore o minore attualità. Questo è rilevante per capire la storia dei liberali in Italia, perché purtroppo l'abbiamo visto nel periodo tra le due guerre e lo possiamo vedere anche dopo, nello stesso partito sono coesistite interpretazioni del liberalismo difficilmente compatibili, proprio nella prassi, nell'azione politica. L'amico Gerardo Nicolosi ha citato il terzo congresso del Partito Liberale, cioè il primo del dopoguerra. Andatevi a leggere le relazioni di Carandini. Carandini vedeva fallimenti del mercato ovunque, lui era un allievo di Beveridge, cioè di Keynes, e poi leggete la relazione di Corbino, che vedeva un allievo di sé, vedeva armonia dappertutto, armonia del mercato. Ma come facevano a coesistere queste due interpretazioni? E infatti coesistevano piuttosto male, devo dire. Tant'è vero che se ne sono andati tutti e due, non è... Ma Carandini sì, dopo quella scissione... Corbino è un motivo anche un po' personale, era un carattere abbastanza eccentrico e fumino, diremmo in Toscana. Questo si vedeva anche proprio nelle strategie politiche, era proprio un'oscillazione che io ho visto nella storia del Partito Liberale. All'epoca, continuo a parlare dell'immediato dopoguerra, sia la sinistra liberale che la destra erano accesamente, in maniera radicale, anticomunisti. I comunisti avevano un anticomunismo viscerale, però avevano strategie molto diverse. La sinistra liberale guardava la cosiddetta terza forza, cioè l'alleanza con i partiti laici, che in prospettiva avrebbe dovuto includere anche il Partito Socialista, e questo per isolare il Partito Comunista, che all'epoca tra l'altro era anche stalinista, decisamente stalinista, e consolidare le basi di una democrazia liberale. Quelli conservatori avevano una strategia completamente opposta, cioè volevano allearsi con l'uomo qualunque, cosa che poi hanno fatto, per fare concorrenza alla Democrazia Cristiana, che era vista non sufficientemente affidabile nella lotta col comunismo. Questa oscillazione, ovviamente riaggiornata, collocata in contesti storici radicalmente diversi, la vediamo in continuazione al Partito Liberale, che non ha mai acquisito un centro di gravità, abbiamo battiato un centro di gravità permanente, è sempre stata oscillante, no? E questa è stata secondo me sempre una debolezza del Partito Liberale e dei movimenti politici liberali in genere. Adesso mi sembra che le cose stiano cambiando, perché percepisco una maggiore chiarezza. Ci sono alcuni liberali che si definiscono liberali conservatori, cosa legittimissima, che vanno verso il centrodestra, Forza Italia, alcuni anche in Fratelli d'Italia, Nordio, Pera, si definiscono liberali conservatori e loro sono in quella posizione. Dall'altra parte sta avvenendo qualcosa di interessante, dico l'altra parte perché forse io devo dire onestamente mi sento più vicino a quest'ultima parte, questa qui. Abbiamo Azione che fa riferimento al gruppo di Renew Europe, che si dice liberale e che ha avuto il 7% ed è un movimento che sembra in crescita. Se aggiungiamo più Europa arriviamo a un 10%. Sono cifre che i movimenti politici liberali non hanno mai avuto nel dopoguerra in poi. Quindi c'è una prospettiva, direi. Ovviamente si tratta di movimenti politici nuovi, abbastanza acerbi, che devono maturare. Ma su questo proprio devo dire il momento intellettualmente, politicamente interessante, perché io non credo che gli intellettuali, che in genere quando fanno politica sono un disastro, possono dire
dare indicazioni, però certo un'area culturale molto ampia, secondo me potrebbe veramente indirizzare, aiutare a definire maggiormente, a profilare maggiormente in senso liberale questi soggetti politici. È un momento di rifondazione, si spera, congetturo, un arguto commensale a tavola, detto ecco dopo 100 anni ci ritroviamo al punto di partenza. Beh, io spero di no, visto che arriva Giorgia Meloni alla presidenza del Consiglio, spero che l'analogia funzioni, ma solo fino a un certo punto. E il punto in cui spero che funzioni è proprio questo di una rifondazione di un movimento politico liberale che finalmente, dopo tanti decenni, eviti di avere quelle ambiguità, quelle incertezze che hanno sempre invece caratterizzato il liberalismo in Italia. Franco, agganciati a questa considerazione di Barrotta. Che Luigi è ottimista per il futuro. Oh, quando parlavi dell'altra parte io pensavo che andassi anche oltre Barrotta, ma invece non perché in questo momento quel paio di ex, no, di liberali che erano nel PD sono scomparsi. No, ma per il futuro dei liberali deve parlare un giovane come me, insomma. Dai, è il momento, largo agli 88. Ah, me lo scordavo! Allora. No, fermati, che c'è sempre il momento, qui dovrebbe uscire, cioè dovrebbe una torta che poi opla, esce fuori una ragazzina nuda. Oggi Franco Chiarezza compie esattamente 88 anni. Grazie. L'arco agli 88 anni, va bene? Tocca a noi indicare le linee del futuro. Il che vuol dire che è nato nel giorno della fondazione del Partito Liberale, cioè c'è 88, ma no, c'è no, il giorno l'8 ottobre, che vuol dire che c'è proprio, come dire, c'era un destino, indissolubile legame, non si riesce a proprio. In effetti io da ragazzo nel mio legame con il Partito Liberale, allora con la Gioventù Liberale, è quasi indissolubile, no? Per la verità poi si è sciolto molte volte, perché nella piena tradizione di ogni liberale che si rispetta io ho fatto tante scissioni. Però insomma, bene o male, sempre nello stesso ambito mi ritrovo alla mia veneranda età, che sempre nell'ambito liberale sono. Ecco, poi il problema è questo, l'ambito liberale, la cultura liberale, perché io ho sentito oggi delle cose di un interesse straordinario, mi ha fatto molto piacere, davo per scontato che questa sarebbe stata più una cerimonia così, diciamo così, celebrativa, piuttosto che non un approfondimento tematico, e invece con mia non sorpresa ma soddisfazione ho imparato tante cose, perché si imparano cose anche alla mia età. E resto con una grande problematica di fondo che non riesco a risolvere, ed è quella che il problema di questo paese non è di non avere un partito liberale, ma è di non avere una cultura liberale. Ripeto cose che sono state dette da altri. Ovviamente quando si parla per ultimi si ha un pochino questo problema, che diventa inevitabile dire cose che altri hanno già detto e che quindi sono un po' scontate. Quindi io farò solo qualche breve osservazione, partendo dal principio che c'è sempre questo punto fondamentale della compatibilità tra un partito politico, le sue scelte, la sua organizzazione, i suoi vincoli, la sua disciplina, perché il partito è uno strumento che nasce sicuramente in un contesto non liberale. I partiti non sono un prodotto della cultura liberale, sono un prodotto di altre culture che liberali non sono, e a cui poi i liberali si sono dovuti in qualche modo adeguare. Quello che è successo nel 21 è sostanzialmente questo, e nel 22, cioè che il Partito Liberale, di fronte a un assalto esterno
nei confronti del liberalismo, nei confronti della cultura liberale, che prima di allora era data per scontata. Era data per scontata, era un prepartito, come l'aveva definito poi, tentò di definirlo Benedetto Croce, e era una cosa che doveva appartenere a tutti, all'interno del quale poi c'erano le distinzioni, le politiche propriamente dette, i socialisti, le differenze sull'intervento dello Stato, sulla politica economica, sulla politica sociale. Il contesto, la cornice, era quello che nei paesi anglosassoni non si sogna nemmeno di mettere in discussione, perché è la cultura liberale, che è una cultura di tolleranza degli altri, delle opinioni degli altri, della capacità di ascolto, nel concepire la politica non come una contrapposizione, ma come una dialettica, che sono cose profondamente diverse. Questo non è nella nostra cultura maggioritaria, per carità c'è, ma ci mancherebbe che non ci fosse, ma apparteneva a una piccola parte degli italiani dopo il Risorgimento, alla borghesia, a una certa borghesia, manco tutta, una parte dei ceti medi avevano introitato questa cultura, penso sempre a Cavour come figura emblematica, che però ha dovuto combattere strenuamente per tutta la sua vita, anche con altri che si dicevano liberali, per imporre questo suo modo di concepire il liberalismo. Allora, io credo che questo sia il problema dei problemi. E mi permetto di dire, ci viene in aiuto una cosa straordinaria che noi non avevamo previsto, noi della mia generazione, ma anche quelle immediatamente successive, le nuove tecnologie della comunicazione. E io mi sono occupato di comunicazione per tutta la vita, anche perché poi non solo ho lavorato per molta parte della mia esistenza nella RAI, ma anche perché poi destino ha voluto che andassi a insegnare storia della comunicazione alla Sapienza per un certo numero di anni e quindi insomma ho capito che la storia della politica, la storia della società si intersecano sempre con la comunicazione. Nella storia della comunicazione c'è tutta la storia. Oggi noi abbiamo una rivoluzione comunicativa. Per la prima volta dopo l'invenzione della stampa c'è una rivoluzione comunicativa per cui tutti possono comunicare con tutti. L'interattività non era mai successo. Non ci lasciamo distrarre dal modo magari sbagliato, magari contestabile con cui queste tecnologie vengono talvolta utilizzate. Guardiamoci bene dal demonizzarle, comunque vengano usate, perché sono una rivoluzione in se stessa, di cui non si potrà non fare conto, ma conto sul serio, per le prossime generazioni. Io credo che una rivoluzione appunto come quella che stiamo vivendo non l'abbiamo vissuta da molti secoli. In futuro si dirà, da quel secolo lì, poi in poi le cose sono. E allora, questo è uno strumento straordinariamente liberale, perché la possibilità di comunicare al di fuori di intermediazioni obbligate dalle tecnologie passate consente una liberazione che, su cui si può costruire, forse, me lo domando, una nuova cultura liberale. Perché la cultura liberale, e qui mi taccio, del futuro, io non so come sarà, ma non è una riproposizione della cultura liberale del passato, salvo alcuni punti fondamentali, che sono quelli che abbiamo detto, la cultura della tolleranza, la cultura del dialogo, la cultura dell'ascolto, ma le forme in cui queste culture prenderanno vita saranno profondamente diverse, noi forse non le riusciamo nemmeno a immaginare. Così come, se andiamo a vedere quello che si scriveva un secolo fa, ci rendiamo conto come le generazioni passate non erano in grado nemmeno di sospettare quello che poi è successo nelle nostre generazioni. E noi siamo così presuntuosi da credere che noi riusciamo oggi a capire cosa succederà domani. Ragazzi, diceva un mio insegnante,
il futuro è degli altri, non è nostro, e noi non ci riusciamo mai ad azzeccare quando cerchiamo di capire come sarà, perché poi sarà in un modo diverso da come noi lo abbiamo immaginato. Quindi, ecco, io penso che con questa riflessione, la open society, la società aperta, questa idea, questa vera del liberalismo, di una società che arriva fin dove la libertà ti può portare, con tutti i suoi limiti, perché la legge delle leggi è sempre che la propria libertà si ferma di fronte alla libertà degli altri. Ma in questo grande passaggio ci sono molte possibilità e i nuovi mezzi di comunicazione potrebbero essere la chiave di volta. Prima di concludere, e io devo ribattere a una affermazione riportata del mio amico Giovanni Orsina, perché è vero, come diceva Bernabei, cioè è vero, che, scusate, ma Bernabei per me è un punto di provocazione, anche perché ci ho convissuto per 40 anni della mia vita. Sì, forse. La televisione ha contribuito a far scendere gli italiani dagli alberi? O non ha contribuito, come la concepiva lui, a fare risalire gli italiani sugli alberi? Perché questo è il punto. Abbiamo corso un brutto rischio quando un certo integralismo cattolico si era impadronito della televisione e voleva utilizzarla proprio a questo fine, per farli risalire gli italiani sugli alberi, non per farli discendere. Grazie. Non so com'è, ma mentre parlava mi è venuto in mente un vecchio amico, non so se ve lo ricordate, il generale Caligaris. No, non vogliamo parlare dei carri armati, ma del fatto che Caligaris era il pronipote di Siccardi, e quindi quando parla di questi tentativi un po' troppo cattolici, un po' troppo vaticanisti. Ah, scusa, scusate, non squilla mai, lo chiudiamo subito. Eccolo là. Ed è quando lui mi disse: ma l'hai mai vista la stele che c'è a Piazza Savoia? Dove? A Torino. E a Torino sono andato, a Piazza Savoia c'è una colonna con scritti tutti i nomi dei paesi che hanno votato contro la legge Siccardi, per la legge Siccardi, perché allora era una forma di plebiscito fatto attraverso i consigli comunali, chiamiamoli così. E lì ho trovato Orsara, che è il paese di mio padre, Carbonara, il paese di mia madre, quindi era prima dell'Unità d'Italia, quindi di Orsara ce n'era una sola, oggi di Orsara c'è Orsara Bormi, Orsara dei Puglia, di Carbonara ce n'era una sola, adesso ce ne sono 14, ecco, quindi era una... Mi sono ritrovato in un momento in cui stavamo quasi tutti sugli alberi, e forse se non c'era Siccardi ci saremmo ancora? Forse ci saremmo ancora. Ecco, bravo, bravo Siccardi, e bravo soprattutto Caligaris, vecchio amico. Di vecchi amici qua ce ne sono anche tanti altri. Uno vuole portare dei saluti, un altro ha un'idea. Certo che se però è distratto, io non lo chiamo. Compagno è sempre distratto. Se volevi portare un saluto, volevi parlare, dire una cosa, parlavo, giusto? Parlavo. Come basta? Già ti sei arreso? Allora basta. Allora niente, ringraziamo per il suo intervento brillante l'onorevole Compagna, e la parola invece all'onorevole Facchetti, ne ha facoltà, vieni. Facchetti è lo sponsor ufficiale, no, non è, sarà brevissimo. Faccio perdere il treno. No, brevissimo, perché voglio parlare nella mia veste di uno degli sponsor, magari a nome anche degli altri, ma mi permetto di pensare a nome anche un po' di tutti. Per ringraziarvi, perché avete fatto, voi che siete qui in questa seconda tavola rotonda, quelli che hanno partecipato alla prima, avete fatto veramente un servizio a tutti noi. E a quelli che ci hanno ascoltato da lontano. È stato un bellissimo convegno. Diamone atto ai promotori, diamone atto a Enrico Borbelli che ci ha creduto. Bellissimo, insieme a quelli che con la scuola di liberalismo l'hanno inventato qualche mese fa. Io facevo parte tra i promotori, appunto. E quindi davvero, davvero grazie, perché siamo venuti con un po' di prevenzione, naturalmente, questo congresso primo del Partito Liberale del 22, ci sembrava sì un angolo da illuminare, perché indubbiamente non se ne è mai quasi
parlato e temo non se ne parlerà neppure tanto in questi stessi giorni, però alla fine abbiamo capito che è stato un punto, anche perché era un po' oscurato, l'8 ottobre viene oscurato dal 28 ottobre, ci hanno messo 20 giorni per passarci sopra. Però voglio dire, è stata, con il vostro contributo abbiamo capito che è un punto, sì, anche un po' di arrivo soprattutto di un mondo liberale che ha cominciato a declinare con la guerra mondiale, poi dopo il 19 e dal 19 al 22 tutti i fatti anche incresciosi, chiamiamoli così, che sono accaduti. Quindi è un punto di passaggio, no? Non tutti i liberali erano presenti, ma le voci liberali c'erano. E queste cose che ci avete raccontato davvero valgono la pena, lo dico subito dopo, di essere mantenute nel tempo. Uno degli aspetti più interessanti che sono venuti fuori oggi, ma indirettamente, cioè si sono illuminati un po' nella nostra testa ogni tanto, certe correlazioni col mondo di oggi, con i fatti di oggi. Questa frammentazione di cui avete parlato era impressionante allora, 45 partiti liberali, noi siamo qui 70-80 persone, ci sono 70-80 visioni diverse del liberalismo naturalmente, allora erano quelle che avete ricordato e che sono al centro anche di problemi molto d'attualità emersi nelle ultime elezioni politiche di pochi giorni fa e sono fatti che ci fanno anche delle parole. Beh, a parte la strana questione che per la prima volta un governo di destra-destra, il più governo a destra dopo quelli sciagurati dell'epoca, anche se non si possono fare paragoni, per carità, ci mancherebbe, non, e non sono infatti uno storico in questo senso, ma certo è un po' impressionante, 1922, 2022, eccetera, anche se oggi abbiamo la serenità di considerare le cose grazie a una maturità democratica che abbiamo pure conseguita in questi decenni, e quindi di accettare meglio o di rivolgersi con maggiore fiducia a quello che potrà succedere, speriamo, nei prossimi mesi. Ma oltre a questo, non so, si è parlato di Crimea, Cavour che va in Crimea, e la Crimea oggi c'è un ponte che è saltato, e dietro c'è un signore che, Putin, il quale nel 2019 fa una bellissima intervista chiarissima e dice il liberalismo è obsoleto. A differenza di Bertinotti che ha detto che è così bello il liberalismo, lui ha detto che è obsoleto, ce l'ha detto chiaro, ce l'ha detto netto. Quando lui dice non bluffo mi fa un po' paura, perché ha detto quella cosa e poi ne ha tirato le conseguenze. Siete molli, rassegnati, siete corrotti, non siete in grado, scappate dall'Afghanistan, anche quello è stato un momento brutto per l'Occidente. Ecco, l'Occidente, ha detto adesso l'ultimo relatore, il penultimo relatore, l'occidentalizzazione del liberalismo, cioè è una cosa interessante, la Russia che stava là, i riferimenti di Cavour, Francia e Gran Bretagna e Inghilterra, cioè cose che ritornano, no? E che fanno vedere come la storia va avanti e si assomiglia un po'. L'ho detto troppe cose. La seconda che volevo dire è invece una disponibilità. È troppo bello questo convegno per non essere pubblicato. Non mettiamolo nelle mani di Orsina, nelle finanze di Orsina, nella sua pubblicazione. Sono qui per dire, qui lo dico e qui lo nego, ma sempre come Presidente del Centro Inaudi mi sento di dire che siamo a disposizione per pubblicarlo noi, se mai fosse necessario. Perché è un libricino che credo valga la pena di fare girare nel 2022 per ricordare quel 1922. Questi signori, i nostri predecessori che avevano la barba lunga, le ghette, non so come erano vestiti, non so dove erano in questa Bologna, se erano lontani o vicini a qui, al teatro comunale, si sono riuniti, si sono incontrati, incrociati, hanno raccontato tutti i loro problemi. Noi abbiamo visto che ci assomigliano un po' ai problemi dei liberali di 100 anni dopo, però insomma hanno aperto anche loro una strada. E io che ho partecipato non al terzo, ma forse al quinto, al sesto e poi a tutti gli altri congressi del Partito Liberale, in fondo sono un po' grato a loro, ma soprattutto sono grato a voi, relatori. Grazie, grazie, grazie. Bene,
e ringraziamenti li faccio pure io a nome di tutto lo staff che ha organizzato questo incontro, e quindi nell'ordine di apparizione come a teatro ringraziamo Orsina, Scornaglienghi, ancora non mi scioglio bene in bocca questo cognome, Carusi, Camarano, Nicolosi e anche Ciandri naturalmente, Bazzani, Perrotta, Chiarezza e da ultimo di nuovo Orsini. Grazie a voi, grazie a Radio Vaticano, grazie al Lodi Liberale che ha registrato e che tra l'altro ci permetteranno di avere la registrazione di questo incontro. Non so a chi faremo un'estrazione, giochiamo a carte, chi perde si becca la traduzione, dovrà decrittare tutto il nostro. Bene, grazie ancora, arrivederci.